Milano, il fulcro della moda e dell'innovazione italiana. Qui, i grattacieli moderni si ergono fieri accanto a monumenti storici, raccontando la storia di una città che guida l'Italia verso il futuro, senza dimenticare mai il suo passato glorioso. Milano non è solo la capitale della moda, ma anche il motore economico del paese, un luogo dove le idee prendono vita. E mentre il ritmo della città moderna pulsa nelle sue arterie economiche, le sue strade e piazze antiche offrono un dolce respiro di tranquillità. In questo video esploreremo i luoghi più belli di Milano, dalle sue passerelle alla moda, alle tranquille viuzze storiche che raccontano storie di un tempo andato. Preparatevi a scoprire una città che è un perfetto connubio di antico e moderno, dove ogni giorno è una nuova scoperta. Il cuore di Milano è la vivace Piazza Duomo, emblema indiscusso di questa metropoli agli occhi del mondo. Sempre piena di vita e scenari in movimento, al centro di questa piazza svetta il maestoso Duomo, un capolavoro gotico che narra la storia millenaria della città. Il suo marmo bianco di Candoglia scintilla sotto il sole, mentre statue e guglie adornano la sua facciata. Entrando nel Duomo, tra navate, altari e mosaici, si viene avvolti in un'atmosfera unica, dove l'arte si eleva a forma di preghiera. E per una vista magnifica su Milano, la salita sulla terrazza del Duomo è d'obbligo. Vi consigliamo però di prenotare in anticipo, specialmente in alta stagione, per evitare lunghe attese e assaporare al meglio questa esperienza indimenticabile. Proseguendo, il Palazzo Reale emerge come un'altra gemma in Piazza Duomo. Non è solo un monumento storico, ma uno scrigno di cultura e arte, ospitando mostre ed eventi. Ogni sala del palazzo racconta storie di chi vi ha dimorato, dai Visconti agli Sforza, attraverso le epoche di dominazione spagnola e austriaca. Infine, a fianco al Duomo, troviamo la Galleria Vittorio Emanuele II, che fa da ponte tra Piazza Duomo e Piazza della Scala. È molto più di un semplice passaggio. È un'esperienza che fonde arte, moda e gastronomia. Camminando sotto le sue volte, ci si trova immersi in un mondo di eleganza, tra negozi di alta moda, ristoranti raffinati e caffè storici, il tutto avvolto in un'aura che riporta ad un'epoca dorata. L'architettura della galleria, con le sue cupole di vetro e ferro, e i pavimenti impreziositi da mosaici, regala una sensazione visiva e sensoriale unica, in perfetta armonia con l'eleganza dei locali che la abitano. Vi consigliamo sicuramente di gustare un caffè, o un pasto, in uno dei ristoranti storici presenti all'interno. Continuando, raggiungiamo il quadrilatero della moda. Beh, questo è proprio il quartiere cool di Milano, il posto dove succede di tutto nell'ambito della moda e del lusso. Se si vuole vivere l'essenza dell'eleganza milanese, bisogna passeggiare per le famose vie Monte Napoleone, via della Spiga, via Manzoni e via Sant'Andrea, e ci si ritrova in un mondo dove il glamour si unisce alla moda tradizionale. Qui si trovano non solo i grandi nomi della moda italiana, come Prada e Versace, ma anche brand internazionali, quindi è un'esperienza di shopping di altissimo livello. Ogni negozio o boutique racconta storie di stile, attraverso collezioni e pezzi esclusivi, che rappresentano il massimo dell'artigianalità e del lusso. Anche il Corso Vittorio Emanuele II merita una visita.
Questa via è più che una semplice strada, è un vero e proprio palcoscenico all'aperto, dove si può vedere la vita milanese nella sua forma più autentica e brillante. Camminare qui è come sfogliare un catalogo di negozi, ognuno con qualcosa di interessante da offrire. E tra una sessione di shopping e l'altra, si può fare una pausa in uno dei tanti caffè o ristoranti. Ce ne sono di tutti i tipi, dai locali tradizionali ai posti con cucine internazionali. Continuando, arriviamo al maestoso Castello Sforzesco. Questo complesso è un vero e proprio gigante, con le sue mura massicce e le torri imponenti. Un tempo era il centro del potere della famiglia Sforza. Camminare per i suoi cortili e le sue sale è un salto indietro nel tempo, quando cavalieri, dame e artisti di corte facevano festa tutto il giorno. Ma il castello non è solo un pezzo di storia antica, oggi è un centro culturale vivace con numerosi musei e collezioni d'arte. E non dimentichiamo gli spazi all'aperto, come i cortili e i giardini, che offrono un'oasi di pace lontano dal caos della città. Sempre nel centro di Milano, troviamo il famoso Teatro alla Scala, un vero e proprio gioiello per gli amanti dell'opera e del balletto. Questo teatro è conosciuto in tutto il mondo come uno dei più prestigiosi e ospita regolarmente artisti di fama internazionale, garantendo spettacoli che combinano maestria artistica ed emozioni intense. La sua stagione è piena di appuntamenti imperdibili, con performance che catturano il pubblico e produzioni di altissima qualità. Un altro luogo ricco di storia ed arte, invece, è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Essa custodisce gelosamente l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Quest'opera, con dimensioni e forza emotiva sorprendenti, attrae visitatori da tutto il mondo, desiderosi di ammirare uno dei capolavori più iconici della storia dell'arte. La chiesa e il suo raffinato convento sono tesori con un'eleganza silenziosa, contribuendo a rendere l'esperienza culturale e spirituale davvero unica. Altro luogo da visitare obbligatoriamente è la Pinacoteca di Brera. Una sorta di santuario per gli amanti dell'arte, con una collezione eccezionale che spazia dal Medioevo al Romanticismo. Qui ci sono opere di artisti del calibro di Raffaello, Caravaggio e Mantegna, offrendo un viaggio sensoriale attraverso la ricchezza e la profondità dell'arte italiana ed europea. Se volete invece immergervi nella movida milanese, i Navigli offrono un'esperienza completa. Sono una rete di canali che un tempo attraversava e collegava tutta la città, oggi trasformati in uno scenario caratteristico e romantico. Soprattutto al tramonto, quando le luci soffuse si riflettono sull'acqua calma, l'ambiente diventa magico. Con i suoi scorci caratteristici, i ponticelli e i locali che si affacciano sull'acqua, creando un'atmosfera senza tempo e irresistibilmente affascinante. Naviglio Grande e Naviglio Pavese sono sicuramente le zone più frequentate. E per chi ama la natura nel cuore della città, il Parco Sempione offre un respiro di verde in mezzo al tessuto urbano milanese. Dietro di esso, il maestoso Arco della Pace si erge solenne e maestoso, rappresentando un perfetto sfondo per passeggiate rilassanti, picnic all'aperto, o semplicemente per godersi un momento di tranquillità, immersi nel verde ma restando a pochi passi dalla città. Prima di concludere, se si vuole esplorare il lato moderno e futuristico di Milano, il Bosco Verticale e Piazza Gae Aulenti sono due esempi chiari della Milano del futuro.
Questi luoghi rappresentano l'innovazione e la sostenibilità, con architettura futuristica e una forte attenzione all'ambiente, offrendo una visione di una città in costante evoluzione, pronta ad abbracciare il futuro senza dimenticare la ricchezza del suo passato.